Presidente, la pandemia ci ha dimostrato l'importanza della solidarietà tra nazioni per affrontare sfide globali come quella del recentissimo passato e anche di come la collaborazione tra le forze politiche sia stata fondamentale per affrontare uno dei periodi più bui della storia repubblicana. È indubbio che la pandemia abbia rappresentato una delle sfide più difficili che abbiamo dovuto affrontare come nazione, richiedendo una risposta rapida, efficace e coordinata da parte delle istituzioni. Ebbene, però, spiace constatare e leggere nei pilastri fondativi che sorreggono l'istituzione di questa commissione parlamentare d'inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 un'unica e chiara intenzione, quella di delegittimare l'operato e le misure messe in campo dal governo Conte per affrontare un'emergenza che ha profondamente lacerato il nostro paese. La verità è che questa maggioranza sta portando avanti una becera propaganda che infanga la memoria di chi, per colpa di questo maledetto virus, non è più tra noi. La verità è anche un'altra, Presidente, e cioè che quell'esecutivo ha adottato in tempi record, cogliendo il plauso dei principali stati mondiali, una serie di provvedimenti che di fatto hanno messo in sicurezza il nostro paese, tutelando la salute dei nostri concittadini, preservando la sicurezza del sistema sanitario e mitigando l'impatto economico che in altre parti del mondo ha incrementato come non mai la sperequazione economica tra le diverse classi sociali. Non spetta certo a me ricordare che siamo stati i primi sul pianeta Terra a disporre la chiusura delle scuole, ad istituire una quarantena nazionale per limitare la diffusione del virus, a monitorare attentamente la situazione epidemiologica e a prendere decisioni basate sulle evidenze scientifiche e sulle raccomandazioni degli esperti sanitari riuniti in seno ad un comitato tecnico-scientifico. Queste decisioni non sono state facili, ma si sono rivelate necessarie per prevenire un'ulteriore escalation dei contagi e proteggere i più vulnerabili. Non spetta certo a me ricordare che il governo Conte ha potenziato il sistema sanitario, incrementando il numero dei posti letto nelle terapie intensive, fornendo dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari e aumentando la capacità ad effettuare tamponi e test diagnostici. E non spetta certo a me ricordare l'impegno del governo Conte per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche amplificate dalla pandemia, attraverso politiche di inclusione sociale e assistenza adeguata ai più vulnerabili. Così come, Presidente, non spetta certo a me ricordare le ingenti misure di sostegno per il reddito di cittadinanza che il governo Meloni ha smantellato. Erano più che probabili forti tensioni e disordini sociali. Onorevoli colleghi della maggioranza, ma vi siete chiesti perché il nostro capo politico istituì un coordinamento tra le regioni e il governo centrale per garantire un'allocazione equa delle risorse e gestire efficacemente l'emergenza in tutto il territorio nazionale? Ve lo spiego io. Questa decisione fu dovuta per correre ai ripari dalla scellerata riforma del Titolo V, che ha frammentato la gestione della materia sanitaria in tanti centri decisionali quante sono le regioni italiane. Il che dimostra il pericolo del progetto autonomista che inconsciamente state portando avanti. Ma la decisione di coordinare l'emergenza è stata anche la diretta conseguenza dell'incapacità politica e amministrativa di alcune regioni. Presidente, è stato già detto, ma due in particolari, la Lombardia e il Piemonte, tra le più colpite dalla diffusione del virus. Pertanto chiedo ai colleghi della maggioranza perché tra i compiti di questa commissione d'inchiesta non avete previsto anche la valutazione dell'operato gestionale di queste due regioni? Facile, ve lo dico io, Presidente, perché queste regioni erano e sono governate dal centrodestra. Onorevoli colleghi, la pandemia è stato un duro colpo per il nostro paese, ma abbiamo dimostrato resilienza e capacità di adattamento. Il governo Conte ha messo in campo misure importanti per affrontare questa emergenza, ma la sfida non è ancora terminata. Ebbene, dobbiamo essere consapevoli che l'emergenza Covid-19 non è ancora completamente risolta e che dobbiamo rimanere vigili e pronti a fare fronte ad eventuali nuove sfide. Per
Per questo, Presidente, più che dedicare tempo, risorse ed energie per finalità propagandistiche da questo esecutivo, io mi sarei aspettato un impegno rapido e concreto per rafforzare il sistema sanitario, migliorare la pianificazione e la prevenzione delle future emergenze e promuovere una maggiore cooperazione internazionale. Ma evidentemente il vostro unico obiettivo era e rimane solo quello di alimentare quotidianamente la vostra macchina della propaganda, insultando la dignità di 60 milioni di italiani, ma noi non ve lo consentiremo. Grazie Presidente. Grazie Senatore Nave.